Vogliamo giocare con molta determinazione. Noi presentiamo un candidato giovane. Presentiamo un candidato, diciamo così, che in qualche misura anche un po' fuori dagli schemi. Non è un uomo che sia il prodotto di una nomenclatura di partito. È un prodotto della sua attività, del suo lavoro, della vita di questa città, di un pezzo della vita di questa città. E crediamo che in questo modo siamo capaci di interpretare meglio i bisogni e le esigenze di una città che guarda al futuro. Queste erano le due cose che volevo dire. Termino con una altra brevissima considerazione. La scadenza di domani in Piemonte è una scadenza di grande importanza. E noi credo che dobbiamo prima di tutto respingere, va al voto Novara, va al voto Vercelli, la provincia, Trecate, qui vicino dove sono stato prima, Domodossola, non molto lontano da qui, e poi alcune importanti città della cintura torinese che vanno al ballottaggio, quindi è una scadenza molto importante. Io credo che noi prima di tutto dobbiamo respingere il tentativo che è stato fatto ancora l'altra sera dal Presidente del Consiglio a porta, il tentativo di mettere in gioco in questa vicenda elettorale uno scontro politico contro o a favore del governo, uno scontro politico contro o a favore di Berlusconi. Domani e domenica e lunedì si vota per i sindaci, si vota per il sindaco migliore della propria città. E noi rifiutiamo la politicizzazione di questo scontro. E noi pensiamo che il messaggio che dobbiamo dare è quello di una proposta amministrativa, di una proposta che è in grado di chiedere il consenso anche a chi non la pensa come noi. Nelle elezioni in una città il centro-sinistra è capace di andare oltre i propri confini elettorali, è capace di presentare candidati che raccolgono consenso anche in chi normalmente alle politiche non la pensa come noi, anche in chi vota dalle altre parti. E questo è il primo messaggio che noi dobbiamo dare. Ma naturalmente noi dobbiamo dare anche un altro messaggio. Ed è che assieme alla qualità della nostra proposta amministrativa, insieme alla convinzione che noi abbiamo di mettere in campo persone che sapranno fare bene gli interessi di Novara, come sapranno fare bene gli interessi delle altre città, c'è un significato voto di domenica e di lunedì che non può però essere nascosto. Perché se domenica e lunedì a Milano, a Novara, a Trecate, a Domodossola, in tanti altri centri della nostra regione vincerà il candidato del centro-sinistra, le cose non saranno più come prima, neanche nella politica nazionale. E sappiamo che sarà un messaggio anche per la nostra regione, anche per la politica regionale. Oggi sono capitate cose di cui non parliamo perché noi abbiamo rispetto per le decisioni della magistratura e rispetto per l'iter dei procedimenti che devono essere, prima di giudizio, devono essere completati. Noi non ne parliamo perché abbiamo rispetto, ma quello che è capitato oggi a Torino, a nemmeno un anno di distanza dalla vittoria del centrodestra e di Cota alle elezioni regionali, è molto significativo, molto significativo. E allora noi diciamo che da Novara verrà anche un messaggio per il Piemonte, un messaggio, un giudizio sulla azione della regione in questi mesi e una indicazione per la prospettiva. Noi ci candidiamo ad essere la guida delle nostre città più importanti, questa è la seconda città del Piemonte, una delle più importanti città del nord Italia, noi ci candidiamo a guidare le nostre città e noi siamo pronti a fare la nostra parte per dare una diversa guida al nostro paese e per dare una diversa guida alla nostra regione. In bocca al lupo ad Andrea che rappresenta queste speranze, che sono speranze politiche, che sono speranze umane e che sono le speranze del nostro popolo.